Il meglio figo del biconcio, il grillino più grillini di tutti, un uomo senza passato, senza futuro, chiamato a ricucire i rapporti tra Renzi, reduce dall'Arabia Saudita, dove viene pagato 80.000 euro l'anno per fare delle conferenze, chissà poi perché, e metterlo d'accordo con Zingaretti, che nel Lazio ci dovrebbe spiegare i costi delle mascherine e tante altre vicende sulle quali la procura dovrebbe indagare con maggiore solerzia, e tutta poi la loro galassia grillina attaccata alla poltrona, sfaccendati, senza passato, senza mestiere. Che faceva Fico prima di fare il presidente della Camera e nella scorsa legislatura il presidente della vigilanza? Boh, e stanno ben contenti in Parlamento perché, ripeto, i grillini sono la casta più casta di tutte. Hanno smentito tutte le loro affermazioni, tutte le cose che diceva Grillo, quello che diceva il loro mentore, direttore di un noto quotidiano, e adesso cercheranno di ricucire le loro intese, di mettersi d'accordo, continuando a malgovernare l'Italia. Ci riusciranno? Non lo so, spero di no, perché cacciare il PD, i Grillini, Leo e Renzi, non ce lo dimentichiamo, è un nostro dovere per dare all'Italia un governo di centrodestra, senza compromessi, senza commissioni, senza nessun cedimento, coerenti insieme alla maggioranza degli italiani che stanno dalla nostra parte. La parte giusta, non quella di Fico, di Grillo e dei Grillini, i più falliti della politica italiana.